Quella andata in scena dal Tamura è stata una sfida da dimenticare al più presto per la Pallavolo Cirignola, sia per le dimensioni del risultato 3-0 da parte di una formazione barese cinica quanto basta, ma soprattutto, ed è questo il dato su cui riflettere bene, l'approccio sbagliato alla sfida odierna. Le Fucsia hanno giocato non come ci si dovrebbe aspettare e gli errori, soprattutto in fase di costruzione del gioco, si riflettono sull'andamento del match. Che le padroni di casa giocano molto bene, sbagliato a dire il contrario. Il vero apporto per le baresi è stata una difesa impeccabile, che ha rintozzato tutti gli attacchi delle Pantere, che non hanno trovato una reazione degna di questo nome. Mandati a farsi benedire tutto quanto di buono visto una settimana prima contro la capolista Visceglie, sconfitta a testa altissima 7 giorni fa. I parziali per Altamura 25-13, 25-10, 25-12 sono la giusta sintesi di un match per la Pallavolo Cirignola, cominciato male e finito peggio. Attenzione, guai a cercare di trovare un capro espiatorio. I distacchi per la corsa playoff sono minimi, certo, ma ci vorrà davvero la squadra migliore per riscattarsi da subito, il 9 marzo, nella sfida casalinga contro Monopoli. KO 3-1 dalla capolista Star Volley Visceglie.